Dovremmo aver finito tutto su questo pianeta. O almeno. Mi mancherebbero i Bolt. Il Bolt. Ce n'è uno. Ma dato che ne abbiamo sbloccate due, e c'è una mappa dei pianeti. Ma c'era anche nell'altro per caso? Cioè l'iconcina sotto l'anteprima del pianeta c'era, me la ricordo. Sopra c'era una mappa che ti faceva vedere dove ti spostavi. Non che cambi qualcosa, però è carina, vedi? Forse non ci avevo fatto caso. Salva Clank dal ladro. Oh. Oh. Finalmente. Nessuna sparatoria a sto giro, no. Ok, siamo salvi. Ok, questo sembra... quel pianeta con il... che è che si chiama? Con il... il treno. Che devi assaltare il treno. Cioè, il fatto è che non... per carità, ne abbiamo visti pochi, però già vederne pochi e sono tutti uguali non è il massimo. Ecco. Poi io non so che cosa mi aspettarmi. Per centrare la telecamera, premi il tasto L1. Sì, grazie. Oh, oh. E niente, è andato così. Cosa abbiamo di bello? Oddio, aspetta un attimo, ma quello lo usi in automatico? No, fuck, ho sbagliato. Lo usi in automatico quel robo? Ma perché non si cosa? Oh. Dai. Uno, due, tre. Ho sbagliato. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto e nove. Bravi! Non dico che sono impossibili, per carità, però... No, ma mi si è usato in automatico. Io c'ho... c'ho le lame equipaggiate. Quindi non c'è più bisogno di tirare fuori lo strumento come era nel... nell'uno, che ogni volta devi selezionare lo strumento adatto, eccetera. Ma se si tratta di quelli lì, va in automatico. Ottimo. Allora, non so dov'è Clank. Io vado di qua. Spero non si... vabbè, indifferenza. Tanto li facciamo entrambi lo stesso. Guarda, guarda. Cioè, ti avvicini e va da solo. Bravi. Ci voleva molto? Aspetta che non vedo dove sono. Ok. Ok. Quello sotto lì l'ho preso a culo. Niente. L'avevo preso a culo quello là sotto. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. E sono quattro? Ah. Allora mi sa che... cioè, quello lì andava preso uno solo. Attiva gru. Qua. Poi ops. Però bella idea. Allora cercano di scappare, tra l'altro. Basta che non ne prendo mezzo. Faccio col chopper. Faccio prima. No, credo che questo mi serva per passare qua. No, 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 no. Credo sia un passaggio per quella zona. Perché ce l'ho tutta verde io? Boh, c'era anche prima. Oh. Oh. Ah, chopper. Dai. Dai, chopper. Cioè, almeno prima era partito. Infatti non dovevo cambiare arma. Ho detto, ah, va bene. Non è che c'è qualcosa anche qua? No. Magari del... dei bulloni. Perché comunque alcuni...
Ah beh, scusa. Alcuni sono veramente stronzi. Anche nell'uno. Anche nell'uno ho fatto veramente fatica a trovarli tutti. E poi quelli lì vanno girati, sicuro. C'è qualcosa che non mi torna. Non so che cacchio sei. Adesso mi avete anche detto, guarda che hai già perso dei punti abilità. Ragazzi, fossero pochi quelli che perdo. Calcolate quando feci la serie in live dell'uno, l'uno originale, i punti abilità sono andati a recuperarli dopo. E dato che comunque avevo rifatto il gioco 4 volte, perché comunque dovevo cercare i Bolt, dato che l'ho rifatto 3-4 volte, alcuni punti abilità li ho fatti successivamente, perché poi ho detto, ah va bene, ok, fammi vedere un attimino se questa cosa funziona in questo modo, se si può fare così, questo mi sembra particolare, e allora le ho un po' testate. Ok, nonostante tutto alla fine mi mancavano tipo una decina, un po' di più di una decina punti abilità, ed erano robe allucinanti. Cioè tipo vedevi distruggi tutti i faretti di una certa zona, oppure le più stronze sono tipo ammazza un nemico del genere con la pistola morfo, non mi ricordo come si chiama, il morfo raggio, no? Cioè comunque erano cose veramente che dici, ma come cacchio, cioè. Come fai a saperlo? Non lo sai? Cioè li fai perché testi e man mano che rifai tutto. Posso prenderlo? Ah. Devo prenderlo. Ah, perché così non rompe le palle? No, mi manca. Posso andare di là? Ma che cacchio dici? Posso romper loro? Questo? No. Questo esplode? Allora, ho capito come funziona. Ammazza? No? Hanno trovato il bug loro, guardali. Stanno sopravvivendo al Matrix. Allora, dobbiamo fare una cosa. Lui, dobbiamo portarlo via. Questo? Quello no. Ed è morto. Ma io volevo usarlo per ammazzare. Vabbè, cos'è? No, volevo usarlo per attivare la bomba, che sarebbe questa. E però ho paura che tirando giù esplode. Vabbè, deve esplodere. Chia. Quindi quello era solo perché rompeva le palle. Questo? Non è che si apre, vero? Mi serve un oggetto? Aia. Il trepassatore? Ah, maledetto. Aspetta, aspetta, aspetta. Pensi di salvarti? Allora, mi sa che mi serve quello lì. Che però non abbiamo. Quindi c'è ancora? L'hanno lasciato? No, anche perché comunque non era un brutto minigioco. Quello degli scudi. Abbiamo detto che è qua. No, era più là. Qua.
si sa mai. Lanciamone una di scorta. Lì comunque da salire non c'è. Non c'è spazio. E mi serve l'oggetto. Ma in che senso? Ma scusa, l'ho tirata più che precisa? Oh no, ho capito cosa vuole. Allora, in teoria io devo prendere questo, metterlo sotto in modo che sia rialzato. Giusto? E te vuoi questo nella vita? Ma riesci ad esplodere senza la botta? Figliau. Andare un pilo più là. Ma che cacchio. Cioè, boh. Ed è per questo che nei minigiochi, cioè nelle sale, nelle slot, sì, vabbè. Oh. Ok, ah beh, facevo quella botta lì così. Ho capito. Nelle sale giochi hai, devi usare sia una parte che anche quell'altra per far meglio. Che poi, boh, che ci sia dietro il trucco, che non funziona, eccetera, quello, eh beh. Sapete, no, che c'è, in teoria credo sia programmato per lasciare il peso. A meno che non ci hai buttato dentro tot soldi, il peso te lo lascia. E poi dopo un tot, ecco, dopo un po' di monete, non tue ma in generale che si sono accumulate, uno te lo dà. Poi non so se è stata verificata come cosa. Io ho letto da qualche parte, non mi ricordo, che appunto erano un pochettino taroccati. Anche perché, ragazzi, nessuno vi regala niente. Ricordatevi questo. Nella vita è così. Permesso. Questo messo, vabbè, l'exp è quella. Questo messo vita. Clank? No. Oh, Clank, ho preso quello giusto. Non muoverti. Sto arrivando. Wow! Oh, figlio di un quark. Figlio di un quark. Tutto bene, amico? Aspetta, adesso ti rimettiamo a posto. Lì c'è cosa. Non è che li faccio male, vero? Guardate che qua è caldo. Mortecci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Uff. La cifra finale di Pi greco è... Clank? Clank, puoi sentirmi? Ratchet, dove siamo finiti? Devo essermi addormentato. Stai tranquillo. Adesso troviamo un modo per uscire da questo posto. Troviamo un modo per liberare lui. Credo che il condotto da reazione sia l'unica via. E guarda caso, ci passa lui. E figurati. Dov'è? Ah, quello. Ma... Per planare, salta e tieni premuto il tasto X quando sei a mezz'aria. Ah. Ma non va. Che cagata. Posso tirare i pugni. Quante... Qua... Quante cacchio di azioni c'ha? Con i robottini che ne aveva 4 nell'uno. Eccoli qua i ragazzotti. Ciao belli. Controllo microbot. Tieni premuto il tasto triangolo e seleziona un comando.
Aspetta, aspetta. Guarda qua. Bravo. No, ragazzi, occhio! Mi sa che uno è rimasto fulminato. Non ce l'ha fatta. Oni, fatemi vedere bene. Non saltano ancora quelli? E aspetta, devo portare qua. In un modo o nell'altro. Un pulsante. Ciao. Dov'è il richiamo? Credo stia facendo il robot. E basta. No, più che altro volevo capire come arrivare di là. Tutto lì. Però non so che cos'è. Però questi mi sembrano dei teletrasporti. Ma non posso fare niente. Aia. Oh. Ma sciolto! Io non vi capisco. No, ma devo aprirlo. Solo per creare punti sopra delle voragini. Ma no, ma aspetta, fermo. Il discorso più che altro è che. Porca vacca. Dai, punta. Ma che bellino. Adesso voi potete venire. No, pensavo di doverlo fare in un altro modo. Entra. Ciao. Non entrate? Ok. L'attacco non funziona con loro però, eh. Non è che devo premere altra roba. Mi sa che, cioè, da quello che ho capito devo premere. Ciao, te cosa sei? Robo ascensore acquisito. Usalo per sollevare grandi blocchi. Grandi blocchi. Saluto. Ma ce ne sono un sacco. Grazie, saluto. Cioè loro attaccano e tutto. Quegli altri sono di supporto. Bravi ragazzi. Che ne hanno messo un sacco. Io adesso sto pensando che perché non mi ricordo se c'era il diversi bot. Non me li ricordo sinceramente. Carica. Oh, e niente. Oh, ma ti toglie due cuori al secondo. Che cacchio. Vieni qua per favore. Non so come. No. Ne aveva solo due, ma abbiamo esagerato. Mi voglio uomo in nave. Vai così, Clank. Oh, ciao. È un gioco per me. Sei stato grande. Non ho capito niente. Ora andiamo a riprenderci l'esperimento. Non sono passato per il condotto. Prima è quello. Dove? Salto molto alto. Tieni premuto il tasto R1 e premi il tasto X. Salto molto lungo. Corri e premi insieme i tasti R1 e X. R1? Era R1? Ok. Non me lo ricordavo R1. Mi ricordavo L1, salto ma forse molto no. Lungo. Corri e premi insieme i tasti R1 e X. Arrivo. Non mi ricordo. Salto molto lungo. Sì, basta. Insieme i tasti R1 e X. State zitto. Se l'abbiamo disattivato. Vabbè, c'era la sostanza. Potevo fare qualcos'altro? No. Per ora no.
salto molto lungo. Oh, è rotto. Corri e premi insieme. Basta. Posso. Planata su varchi. Premi il tasto X per saltare. Poi tieni premuto il tasto. Abbiamo fatto un buon recupero. Adesso è speedrun. Eric. Clank ha anche un'opzione turbo zaino che ha le stesse mosse dell'elizaino, ma usa i razzi come propulsori. Puoi selezionarlo nel menu gadget. Ma adesso? Già da ora? Ah! Ma che cacchio dici? Bellissimo! È già disponibile? Beh, non è un Metroid che alla fine tipo deve perdere l'equipaggiamento. Vado qua? Beh, Clank l'abbiamo salvato. Sì. Te cosa sei, un nemico? Oh, oh. Il governo cinese? Chiedo. Io robo spazio. Che sarebbero sti bambinetti qua? Cacchio, mi hai distrutto. Ah, vabbè, effettivamente sono gli unici guidoni che ci sono in questa zona. Ah, ma sono tutti spazzini questi. Questo qua è quello con il cesto grosso centrale. Sono tutti spazzini sti tizi. Bellini. Abbiamo. Ah, non ho controllato l'arma. Adesso che ci penso. Ma 20k. Ehi. Wait a minute. No, no. Non devo andare così. Vabbè. No, è perché volevo controllare l'arma. Mini torretta 25k, fucile impulsi, credo sia un cecchino. Riprendo il blitzer. Questo fai buffo. Trust me. Ehi, 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 stai lontano, eh. Stai lontano. Stai lontano. No, stavo guardando l'obiettivo e dobbiamo andare all'appartamento di Clank. Perché? No, a me va bene, per carità, non è quello. Ma perché? Oh, ciao. Peekaboo. Guarda, 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 guarda che prende le sperle anche là. Incredibile. Questi si rompono, ma io lo so. Ma ve l'ho detto, ci sarà un qualche punto abilità legato a ai lampioni. Distruggi i lampioni di un'isola. Sicuramente. E io non so perché mi ricordo il L1. Boh. Cioè, fosse stato L2 l'avrei scambiato per Mario. E dici il salto di Mario 64. Salve. No? Boh. Schifo, c'è qua attaccato. C'ho dei pad che fanno cagare. Tocca un attimino dargli una radanata. E ora non so poi voi, tipo, se avete il pad bianco soprattutto, perché è bianco. Però penso che in generale qualsiasi colore prendi non si salva. Venghi, no. Aspetta. Ehi. Questo mi scassa di botte. Qua? Shhh. Ho rotto tutto. Scusi. Comunque, boh, anche questo qua, il mio rosso, è completamente pieno di
Non riesco a capire neanche cos'è. Dov'è? Sento il rumore ma non vedo dov'è. Lo slingshot non ce l'abbiamo. Quindi mi sa che devo andare su. Ciao Peekaboo. Occhio, mi ammazzano. Finita. Oh! C'ho per sale. Pluristella. So perché, ma mi ricordo qualcosa del genere. Pluristella. Ma sapete che io non mi ricordo che arma usavo? Perché il problema di quel boss che appunto io andavo a affrontare era che mi ritrovavo a usare armi che non erano adatte, perché finivo sempre le munizioni. E infatti mi ricordavo che ogni volta dovevo andare a comprare le munizioni. Ok, va, più forte, più forte. Sto rompendo tutti i lampadari del gioco. Mi dispiace. Allora, credo che duri di più e fa più danni. Perlomeno fa più danni perché si sdoppia anche. La stella principale fa più danni delle altre. Quando si dividono. Boh. Può essere. Comunque mi ricordo perché perdevo continuamente e ogni volta che perdevo dovevo andare a ricomprare tutte le munizioni perché cioè è stato quello il problema, è stato dovevo andare a ricomprare le munizioni ogni volta e non credo, non so se ho finito i bolt, però era sempre in perdita. Salve poveri cari, so che i miei dipendenti purtroppo non sono stati in grado di occuparsi di voi, così ho pensato di gestire la situazione di persona. Ma certo. Questo farà molto più male a te che a me. Io non credo. Wow. Wow. No, fa molto male anche a me. Fa molto male anche a me. Queste munizioni sono molto. Però io ho tolto metà vita. A posto. Vabbè, ma non è difficile. Anzi, questo... sapete cosa? Voglio provare il blitz. Farà molto più male a te. Così. Ah, ok, però mi segue. Mi fa due botta. Calma. Calma. Occhio, ok. Finito. Aiuto, ho bisogno d'aiuto. No, no, mi dispiace. Bello. Forse non il più adatto il Blitzer. Il pluristella sarebbe stato un'ottima cosa, però dato che devo expare anche quello. Va bene così. Questo è il... è il... Clank? Devi dirmi qualcosa? A parte ciò che è evidente. Ehi, il mio swing shot è i green scarponi. E i green scarponi sono? Non i magna scarponi, ok. Individuato bersaglio swing shot. Ok. Premi e tieni premuto il tasto cerchio per sparare e il tasto L1 per mirare. Ma va in automatico? Missioni su questo pianeta tutte completate. Cerca di andare su un altro pianeta per progredire. Poi, ok, no, sì, le ho finite le missioni, certo. Ma dov'era il robo?
che c'era un pezzo con i green scarponi e la slingshot da usare. Era un po' più in qua, vero? Mi ricordo. La vedo un pezzo. Lì si può... Eccolo qua. Pic! Probabilmente sarà un... o un punto stile. Probabile. Anche tipo arrivare senza subire danni. Nell'altro era un punto stile. O un punto stile o c'è un coso. Un gettone. Un bolt. Gettone. Slingshot e green scarpone non c'è. Preso. Punto perso. Ehi. Gente che arriva? No. Ma guarda, sì. Sicuro era un punto stile. Buttatela nel buco. L'arma che volete modificare, buttatela nel buco. Ah, ho capito. Tu sei in grado di modificare armi? Sì, posso prendere la tua piccola arma e con un po' di modifiche trasformarla in un equipaggiamento devastante. Volete che ve la modifichi o no? Non ho tempo da perdere io. È preoccupante come cosa, eh? Costa un platino. Ah. Ok. Modo aggancia al miniaton. Modo acido al miniaton. Modo elettrifica al super lanciere. Questo lo prendo. E prendo anche modo aggancio al pluristella. Per ora basta così. Ma chi è? Va bene, posso tornarci quando voglio qua? Sì, abbiamo sbloccato almeno il ROM. Ok, quindi su certi pianeti, non so se anche in quelli precedenti, c'è il venditore e si usano i bolt di platino. Nell'uno c'erano le armi d'oro. Mi facevano cagare, sinceramente. Non so se facevano più danno di altre, però mi facevano un po' schifo. Qua è intelligente se hanno delle modifiche effettive all'arma. Che poi magari più avanti è diventato un... aumenta il livello dell'arma per sbloccare queste modifiche. Perché tipo in Rift Apart mi pare, o forse era nel reboot, se non mi ricordo, però in Rift Apart si potenziavano non tanto in potenza ma anche in effetto. Avevano un effetto diverso se salivi di livello.